E lei per stasera ha finito. Sì, vado a casa. Ci vediamo lunedì. Grazie. Pathos, un'intensa emozione ed una totale partecipazione sul piano estetico ed affettivo per L'uomo più crudele del mondo, regia di Davide Sacco, in scena sabato 26 novembre al Teatro Tosti di Ortona, un gioiello sospeso sul mare Adriatico che anche quest'anno vanta un prestigioso cartellone a cura della Compagnia dell'Alba di Fabrizio Angelini e Gabriele De Guglielmo, il set ideale per ospitare arte ed emozioni. La scenografia? Una stanza spoglia in un capannone abbandonato, i rumori della fabbrica dall'esterno ed un silenzio, quasi assordante diremmo con un ossimoro, all'interno. Uno spettacolo pregno di sentimento che apre il sipario del cuore, toccandone la parte più profonda. Il nostro Lino Guanciale è il signor Verres, l'uomo più crudele del mondo, o almeno questa è la considerazione che le persone hanno di lui. Proprietario della più importante azienda di armi d'Europa, Verres ha la fama di un uomo schivo e riservato. Davanti a lui Francesco Montanari, nei panni di un giovane giornalista di una testata locale, scelto proprio per intervistare l'uomo più crudele del mondo. Ma la chiacchierata prenderà presto una strana piega. E così, un susseguirsi di dialoghi serrati sono la perfetta scelta narrativa e stilistica per raccontare le personalità dei due protagonisti e il loro passato, fino a un finale che ribalterà ogni prospettiva. Che cosa si prova ad essere un assassino? Me lo chiede. Ma perché? Che cosa si prova ad essere un assassino? E restando in tema di narrazioni intimistiche, Lino Guanciale, Francesco Montanari ed il regista Davide Sacco si sono, tra presente e passato, raccontati in una lunga ed inedita intervista che andrà in onda su Rete 8 giovedì 8 dicembre in prima serata alle ore 21. Un'anticipazione. Come si sente nelle vesti dell'uomo più crudele del mondo? È molto divertente trovarsi, divertente ovviamente non in senso comico, ma come godimento d'attore, perché quello che di fatto è questo personaggio è un individuo alla ricerca della verità, di una verità dentro di sé e in generale nell'incontro con una specifica persona. E è un uomo che cerca di essere libero o anche di liberarsi da un enorme dolore. Tutto questo non è per giustificarlo, perché in realtà questa crudeltà, questa assenza di scrupoli rispetto alla morale corrente sono anche in un certo senso nel gioco, nell'economia del gioco del teatro, anche molto liberatorie da attraversare. Lei ucciderebbe l'uomo più crudele del mondo se potesse trovarsi con lui soli in una stanza? C'è una frase molto bella di una serie TV detta da un attore eccezionale che dice, però è pericolosa questa frase, che dice: ognuno di noi è un assassino, bisogna solo trovare la persona giusta. Noi siamo possibilmente uomini crudelissimi se autorizzati appunto da leggi che ci permettono la crudeltà, ma del resto la felicità dell'uomo in tutte le sue salse ha dentro di sé la crudeltà su qualcun altro. Non esiste felicità di se stessi senza l'infelicità del prossimo.